una volta che mi capita, prima mi chiudevo in una scatola e poi ho sentito un'emozione accendersi veloce, farsi spazio nel mio petto senza spegnere la voce e non sentire più tensione, solo vita dentro di me, nessun grado di separazione, nessun tipo di esitazione, non c'è più nessuna divisione tra di noi, ma lei, nessun grado di separazione. A 16 anni è lodevole avere una passione per la musica, è bello, però in questa esibizione ho rivisto Francesca e non ho trovato te, quindi mi ha poco convinta questa esibizione. Io non ho trovato delle cose particolari che però mi hanno colpito, ma è normale che sia così, cerco delle cose completamente diverse da questa. Tu hai talento, però non mi hai spostato. D'accordo. Sei stata convincente, invece, secondo me. È venuta fuori c'hai dentro un odio furente. Hai abbastanza sofferto? Sì. Molto. Io l'ho sentito tutto. Mi è arrivata una tale violenza che mi ha un po' spaventato e un po' fatto tenerezza. E mi hai colpito perché avere la tua età e avere... E non perché direi che il canto è stato irrilevante, non ho neanche capito bene il canto, come hai cantato, che cazzo hai detto. Mi è arrivato solo il bisogno di raccontare quanto tu hai sofferto di certe cose, questo mi è arrivato e... E mi è piaciuto. Grazie. Grazie, Mara. Non ho trovato una cosa che mi ha spostato, però sicuramente anche io vedo una voglia di spaccare, c'è molta grinta in te. Devo ragionare a ciò che ha detto Mara, perché mi ha destabilizzato. Votiamo. Io dico di sì, ovviamente. Continuo a pensare che tu a 16 anni debba crescere ancora molto, per cui ti dico di no. Ah, io mi fido molto dell'intuito di Mara, Io ti dico di sì. Io... Io sono molto indecisa. Io voglio fidarmi dei miei colleghi, permessi? In bocca al lupo, Britney. In bocca al lupo. Ciao. Bocca al lupo. Ciao ragazzi, sono Alessandro, grazie mille per aver guardato, iscrivetevi al nostro canale YouTube, andate sul sito xfactor.sky.it e se vi avanza tempo, ma sono sicuro che sarà così, controllate le offerte di Now TV.